Si è svolto a Fornaci presso la sala della comunità l'incontro per informare la cittadinanza sul progetto dell'associazione a controllo del vicinato. I relatori Paola Dall'Assa, referente dell'associazione, e Leonardo Campanale, vicepresidente, hanno spiegato agli ospiti intervenuti di cosa si tratta e come si svolge il controllo del vicinato. Chi vuole essere un supporto alle forze dell'ordine, informandole di eventuali movimenti strani e non sostituendosi ad esse. Il tutto è basato su uno slogan: il miglior antifurto è il tuo vicino, che in questo caso non è più visto come un curiosone, ma come un aiuto concreto contro eventuali malintenzionati. Un'idea che è stata prima arriva dagli Stati Uniti, poi in Inghilterra e nel 2008 è stata portata in Italia. Per quanto invece riguarda Fornaci, è nata intorno al novembre 2015, proprio perché ci siamo resi conto che nel quartiere Fornaci c'erano parecchi furti o tentati furti, quindi si è cercato di vedere quello che si poteva fare. Sono venuta a conoscenza dell'esistenza di questa associazione, l'Associazione Controllo del Vicinato, un'associazione nazionale. Mi sono registrata, è partito così il primo gruppo qui a Fornaci. Ad oggi siamo operativi, che fanno parte di questo gruppo, 33 famiglie e circa una sessantina di persone. Sono dislocate in varie alcune vie di Fornaci, tra le quali dove è più numeroso il gruppo è via Malibran, via Fornaci, via Malanotte e via Verziano. Dopodiché, quando è cominciato a partire poi da Fornaci, via via parecchie amministrazioni si sono messe in contatto con noi, tra queste Castenedolo, poi Borgo Satollo, dove tra parentesi è partito, sono già partiti tre gruppi, probabilmente ne partiranno altri tre, e dove c'è stata una sinergia tra la minoranza e la maggioranza per fare un qualcosa in comune per aiutare i cittadini. Il controllo del vicinato è semplicemente un controllo che fanno le persone sul proprio territorio tra vicini nella sicurezza della propria casa. Ecco, infatti la filosofia del controllo del vicinato è totalmente estranea a quello che sono le ronde, proprio perché le persone devono stare in tutta sicurezza. Semplicemente si vuole andare a ricreare quel tessuto sociale che c'era una volta, dove le persone cercavano di guardare al di là del proprio giardino, ovviamente non per farsi i fatti degli altri, ma semplicemente per cercare di combattere la microcriminalità. È un supporto, vuole essere un supporto a quello che sono le forze dell'ordine, vogliono essere degli occhi delle forze dell'ordine, perché purtroppo sappiamo benissimo che le forze dell'ordine non possono essere in ogni luogo e in ogni istante. Tutto qua.